Per me è stato molto naturale. Noi ci siamo incontrati prima delle riprese per un aperitivo tra di noi per conoscerci e c'era già subito quel feeling. È stato per me surreale, anche perché questa è la mia primissima esperienza su un set così grande, su una serialità. E quindi avevo anche un'idea degli attori come persone un po' schive, no? Vengo dal teatro dove figurati, siamo tutti amici, tutti che c'è perciò. E invece questo pregiudizio subito è stato eliminato, c'è stato subito un gran bene, ci siamo subito trovati in sintonia, quindi questo poi è stato magico poterlo portare sul set perché l'abbiamo percepito, ecco, credo, no? Da parte mia, poi ditemi voi se sbaglio. No, io no. Funziona? Ok. E io devo dire che nelle esperienze di set che mi è capitato di vivere con Luca Riboli, soprattutto, questo è non è una cosa particolare, cioè non mi sono stupito di trovare colleghi con i quali riuscissi a trovare un'affinità profondissima. Scusate. Il primo giorno che ho incontrato Claudia e Livio, ho subito capito che sarebbe stato così anche questa volta. Sono delle persone eccezionali e dei colleghi che uno si augura di incontrare sempre sul set. Rispetto alla questione della fratellanza, in realtà siamo tutti più o meno coetanei. Tranne Livio che ha dovuto fare, credo, secondo me, uno scarto, no? Per non sembrare, perché lui ha un po' quell'indole da fratello minore, un pochino, no? Si faceva coccolare tanto da noi, e quindi ha dovuto fare forse uno sforzo maggiore. Devo dire che Claudia si è presa terribilmente cura di me durante le riprese, questa cosa mi emoziona ancora, e devo ringraziarla. Prego, Livia. Io prima di iniziare le riprese ero molto agitato, teso e ansiolitico, un po' come Daniele, perché fondamentalmente il mio primo ruolo da protagonista in una serie così gigantesca con attori bravi, bravissimi. E questa cosa qua mi mandava molto in ansia. E la fratellanza, l'unione di famiglia per me è iniziata prima di girare. Quando ci siamo trovati a casa di Angela, mia moglie, cioè nella serie intendo mia moglie, a festeggiare il mio compleanno, che era esattamente il 14 febbraio, il giorno prima dell'inizio delle riprese. E questa cosa qui a me mi ha veramente tranquillizzato, mi ha sciolto, conoscere Aurora, Claudia, Angela, eravamo tutti lì insieme e mi ha emozionato e quindi sul set sono andato con un altro approccio, più sereno, più tranquillo, ecco, sapendo che di fianco a me avevo delle persone eccezionali, fantastiche. E poi ci univa anche il fatto che spesso uscivamo lo stesso fuori a cena, eravamo proprio sia una famiglia sia all'interno del set che anche fuori. E appunto, come ha detto Dario, essendo anche il più piccolo, mi sentivo molto coccolato da loro, mi tranquillizzavano parecchio anche lo stesso Luca. È una grande dote che Luca ha come regista e credo che sia una dote che tutti i registi dovrebbero avere perché veramente fa la differenza tra un progetto e l'altro, cioè quella di creare intorno al progetto, tra gli attori, interpreti, ma anche sul set con tutto il cast tecnico, tutta la troupe, creare una sensazione di familiarità, cioè si sta 6 mesi insieme, si lavora quasi tutti i giorni per 6 mesi e anche più alle volte insieme, si condividono tante cose, emozioni forti, un racconto importante e quindi creare questa sensazione è quasi fondamentale, direi. Passo la parola. Sì, condivido appieno e in questo senso mi piacerebbe ricordare con Luca e Livio la prima volta che abbiamo girato una scena più forte. E tutti e tre eravamo a leggere, quindi sul copione, a un certo punto abbiamo alzato lo sguardo, ci siamo guardati e stavamo piangendo tutti e tre, ma veramente lacrime vere. Ed è stato fortissimo. E da quel momento in poi abbiamo viaggiato proprio facilmente. E invece con Livio si è creato un rapporto che era di sostegno, come proprio il mio personaggio, no? E anche
anche fuori dal set, il che non vuol dire fuori a cena, proprio sul set a sostenerlo, tranquillo ce la facciamo, è stato bellissimo, ci ha legato tantissimo questo. Sì, è vero. Anche, ne approfittiamo per, io con Liliana volevo ringraziare anche Francesca Costini che non c'è, che anche con lei è una carissima amica, una collega meravigliosa, quella che abbiamo condiviso tutti i momenti stupendi. Grazie mille Dario, quello che riconosco in Luca è la capacità di potersi permettere di perdersi senza smarrirsi, cioè Luca è stato la luce che ci ha sempre lasciato molto giocare come attore, molto spaziare. La mia prima esperienza con Luca Riboli e con molti di questi ragazzi del cast sono amica, sono anche stimatrice, ma è la prima volta che lavoriamo insieme, e avere la capacità di poter provare ogni singola scena a dargli vita è un dono meraviglioso. Io sono felicissima di aver ritrovato Aurora Ruffino, che è un angelo veramente della femminilità, della recitazione sopraffina, elegantissima. Dino Guanciale è stata una grandissima scoperta e ringrazio l'enorme generosità e dono di potersi smarrire per potersi anche ritrovare come esseri umani e come attori in questo lavoro bellissimo. Per me è la prima volta e sono grata. Grazie. Passo la parola a Timothy, un altro pezzo da 90 di questa Mimmo, smettila di farci piangere, smettila, ok? Buongiorno a tutti quanti. Il mio punto per focalizzare in questi rapporti era proprio su mio figlio Daniele. Io volevo conoscerlo prima, l'ho cercato pure quando ho capito chi ci fosse stato e ho saputo che lui invece non voleva conoscermi, voleva fare una cosa, sai, sei ripartata la serie. No, voleva fare proprio metodo, no? Method acting, e non voleva conoscermi prima. Quindi la prima volta che ci siamo conosciuti era proprio quando dovevamo girare, e io lì, cioè, per collegarmi a lui, sapendo da esperienza, un afroamericano a livello di cultura è molto diverso da un africano, e in questo caso un italo africano. Quindi ho cercato, guardandolo negli occhi, cos'era quella cosa che per forza dobbiamo avere in comune essendo neri. E ho giocato molto su questa cosa per trovare il mio figlio, trovare questo rapporto con mio figlio. E alla fine ha funzionato. È stato un figlio perfetto.